Ciao a tutti, bentornati a Little Hope da me e da Len. Ciao Len. Ciao, ciao Lara, ciao a tutti. Allora, siamo con questi cinque bambacioni alla ricerca di aiuto e abbiamo avuto un incidente, giusto Len? Sì, abbiamo fatto un incidente con questo autobus, sì. È sparito il conducente mentre noi ci siamo salvati. Sì, stranamente. E dopo esserci riuniti abbiamo scoperto che non si può attraversare la nebbia, insomma non riusciamo a ritornare al bus perché la nebbia ci riporta indietro. E quindi dobbiamo andare per forza a Little Hope. Ma non ci siamo ancora arrivati, se ho capito bene. No, adesso abbiamo trovato una casupola, una catapecchia. E presumo che ci dobbiamo entrare dentro dopo il bar con quel tipo strano, ti ricordi? Sì, Vince. Abbiamo parlato con Vince. Ah, io manco mi ricordavo non ho come si chiamava. Bene. Vabbè. Credo, ma io so che mi invento i nomi, quindi può essere benissimo. Che non si chiamasse. Vabbè, si chiamava Bobby. Poi abbiamo incontrato anche la bambina. Sì, Mary, la bimba minchia, sì. Abbiamo avuto una visione. Un po' fa, esatto. Sì. E adesso nessuno ci crede però, giusto? No, infatti. Oh. Sembra che siamo i pazzi. Aspetta, però chi è che la... Andrew e Angela. Insieme, sì. Esatto. Bene, detto questo io direi di proseguire, così vediamo come se la cavano. Sì, andiamo. Pronta? Io sono pronta? Come mi pronto? Io Goaso mi sono prontizzata. Ah, okay. Perfetto. Io in questo caso sono il professore, mentre Len è Angela, appunto. Esatto. Ok, quindi e vede che sono qua con Andrew. Ecco, andiamo, io faccio Andrew, lo stronzo della situazione. Anche Angela, molto parecchio. Sì, sì. Quindi andiamo verso la casetta, vediamo sì. Se qua c'è qualcosa. Vediamo. Allora, come le sta sembrando questo Little Hope? Mi dica. I personaggi sono terribili. Più che altro la storia per adesso è un po' confusa, non so bene dove voglio andare a parare. Quindi... Vedremo. Sì, le dico io che va a parare dove pare. Io dico. Immaginavo. Aspetti che esamino qui. Cosa sì, c'è? esamini. Vengo anch'io. Dov'è lei? Dov'è? Sì, venga. E Angela? Sono qua vicino al bidone. Sì, al bidone della monnezza? Ma non la vedo più. Ma dov'è? Ho una premonizione. Ma va, la faccia tutta. Faccia tutta. ho fatto la premonizione. Benissimo. Mi ha fatto vedere il nostro coso, il nostro conducente sì. Con una pistola puntata alla tempia. Ah, benissimo. Te capì? Guardi anche lei, guarda. Guardo anch'io, vediamo. Address, una cartolina. Premonizione di morte. Sì. Infatti, con una pistola puntata alla tempia sta il nostro... premonizione sbloccata. E indietro, lascialo Ciccio. Madonna, cioè. Questi due cretini non fanno niente. Ma no, ma lasciali stare che se parlano poi... Eccola. Ho sentito un rumore brutto. Deve essere un animale piccolo. Un animale piccolo, notturno. Nulla di pericoloso. Cioè, me lo auguro non è proprio. Piccolo per niente. Dov'è? Hai visto qualcosa? No, però ho sentito... Tipo, sembrava un orso. Ma un orso addirittura? faceva... Allora, in questa casa non ci si può entrare, quindi dobbiamo proseguire. Proseguiamo. Anche Andrew va avanti spavalda, guarda. Senza luce, tra l'altro. Avete visto? Porca vacca! Sarà un animale. È il patronus di Harry Potter, niente di che. Esatto. È il patronus di Harry Potter. Siamo calmi. Attenzione, Andrew ha una visione. Da lassù si vedrà meglio. Okay, vai, andiamo. Damose di qua. Ma non può andare da solo, ma non ma infatti... Cioè, se tu vuoi vedere meglio, vai da solo, anche. C'è qualcosa sulla scrivania tua? Sì. Nostra. Sua. Ok? Prenda, che poi dopo vediamo. Guardo anch'io. Chi scrive queste fesserie? Ma che fesserie? Di che parli? Ah, ma cos'è un giornale? Non so di che parla, non si può... Vedi un po' tu. Ghost vediamo. Town, vedi un po'. Fantasmi in città? Ghost Towns of the Northeast, vediamo. Che dice?
Sì, Little Hope, la città che ritorna alla natura, però è praticamente è stata considerata, penso, una città fantasma fino adesso. Forgotten, Reasons for Tanto. Dice? Vabbè, ci Sì, sono parla un po' fantasmi in di città. Little. No, dice che parla un po' di Little Hope e credo forse come era un tempo, perché adesso a me sembra più che altro una città fantasma quella in cui stiamo andando. Non credo che avrà molta gente dentro, però a quanto pare prima era una cittadina Come normale. andiamo? Non lo so. Allora, io parlo con Andrew, eh? Devo, Sì, cioè, c'ho scritto anch'io. parla. Ok. Stiamo parlando tutti, in pratica. Sì, infatti, io dico feel like we're in danger. Sento che siamo in pericolo. Questo posto ha qualcosa che non va. Sì, ha Sì, qualcosa è che non va così. sicuro, questo Cosa mi dite? Vi sentite posto. Vi bene? sentite Visto quello bene? che ci è successo, direi che siamo entrambi ben lontani dal sentirci bene. Abbastanza, sì. Vi ho persi, mi dispiace. Devi farti coraggio. Vi ho persi, mi dispiace. Vabbè, devi farti coraggio, su. È Perché vi ho stato persi? spaventoso, ma bisogna reagire. Eh È sì, eh? finita. È finita. Dai. Finita. Non è finito niente. Non puoi capire, non c'eri. Senti, Andrew, non rompere. Complimenti. Beh, anche tu non è che sia bravissima, Angela, quindi smettila. Chi Infatti. Guarda un po' chi c'è là. Chi c'è? c'è? Chi c'è? Attenzione, Un altro jumpscare. attenzione. Potrebbe essere il Ok. Wendigo di. Sì, come al solito, di Till Dawn, perché è sempre il Wendigo di Until Esatto. Diamo sempre la colpa al Wendigo di. Levi Taylor, per favore, grazie. Ma che Andrew è tornato indietro perché aveva paura di andare da solo? Cretino. Signora! Ma dove va John? Torna Damo se. indietro. Che avrà fatto l'autista? Non troveremo mai l'autista in questa nebbia. Ma stiamo andando dalla parte giusta, Eh John, sei sicuro? sì. Venite, venite. Venite, seguitemi. Io sono il capo, decido tutto io. Se andassero un po' più veloci. No, mi sa che non decido tutto io. No, Porca. non è la Della, strada giusta. della, Secondo me è andiamo di là. della, andiamo della. Dove? De qua, Dove? di qua, John, deciditi, guarda di Andrew qua. com'è confuso. Ma, Vado io, di va. qua, di qua, di qua. Andrew, se vedi qualcosa, avvertimi prima che passi, non dopo. Com'è che corrono un po' di più questi cretini? Con il tasto LB. Left button. Ok. Qua c'è qualcosa da vedere, Andrew? No. Guarda, cerca un po', Ah, vai un qua. po' di lato perché di lato ci Qua, sono delle guarda. cose. Ispezioniamo, Ah, vediamo. vai, vai, vai. Ispeziona. La strega di Edmonton è un'opera teatrale. Faccio te che mi passi davanti in Ah, questa sto situazione. facendo apposta. È una performance in vestito storico. Vestita. Ah, fatta da. Sì, è fatta in abiti storici. È fatta dalla scuola media di Little Hope. 17 aprile alle 7 del pomeriggio, ma non so di che anno, però. Vabbè, ma sarà anni, boh, non so. Vada avanti, va, vada avanti lei. Potrebbe, sì, Sì, effettivamente. mille chissà quanto. Vada avanti, che Va c'è. bene. Vada avanti, Sì, vada. vado. Esamina. Esamino anch'io? Sì, lei guardi, legga. Witch of the Demon. Sì, vabbè, ciao. Una rappresentazione storica. Questo spiegherebbe Vi i vestiti d'epoca aspettiamo. che hanno visto. Che La siete compagnia di teatro proficienti. storico di Sono Little Hope una presenta La strega di rappresentazione Edmonton. storica, ma per favore. Da un testo Vabbè. E messa in scena con costumi storici presso le scuole medie di Little Hope, sabato 17 aprile, ore 19 del 2024.
detto io l'anno. 2024. Ah, ok. Ho detto io l'anno. Ho sentito un rumore. Ma dai, levati da qui, beh, cretino. Vabbè. Damose. Prof, damose. Venite, venite, perché io non voglio continuare da sola, che c'ho paura. Oh, andiamo bene. E chi c'è? Andrew. Mamma mia, Andrew, veramente. Di qua cosa c'è di bello? Vado avanti io, sportiveggianza. Qui c'è qualcosa, c'è, attenzione. Ah, qui c'è qualcosa. C'è una barriera invisibile. Ma qui c'è una curva. C'è, vabbè. Ci, attenzione, guarda, c'è qualcuno che ci guarda. Continuiamo, proseguiamo. È la bambina, è la babbuina, è la babbuina. Attenzione qui, attenzione. Cosa c'è? Attenzione. Ma no, non c'è nulla. Leva di Andrew. Eh no, un attimo, che c'è qualcosa adesso, attenzione. No! Hai visto? C'è un trattore. Che scema. Attenzione. Guarda qua, guarda qua. Guardi, guardi. Sei Andrew, mamma mia, Andrew, veramente. Ehi, vedo qualcosa. C'è gli occhiali, quindi... sarebbe c'è Lidl Hope, però la scuola media, Lidl Hope, cioè. Allora andiamo giù di qua? Vediamo. Dove? Se ci fanno una. Ci muoviamo. Della. Sono d'accordo. Ah. Guarda, guarda. Guardate! Ehi, un attimo! Fermati! Adesso dovrebbe tornare indietro, no? Si deve pur dire. Questa è la classica scena di un film horror. Ah, è la bambina. Esatto. E ora che facciamo? Se ne freghiamo. Esatto. Devi andarle dietro, no? Ma io non ce l'ho. Ma perché c'ha questa faccia così intelligente? Me ne occuperò io, forse dovremmo tornare indietro. Me ne occuperò io. Me ne occupo io. Voi restate qui. Ma vai, seguitemi. Sì, sì, sì. Va, seguitemi. Vada lei, vada. Sì, sì. Angela. Sì, voglio venire anch'io. Aspetta, vengo con te. Dai. Andiamo insieme. E John mi vuole bene per questa decisione. Con calma e circospezione. Li abbiamo persi per sempre. Sì, sì. Ehi, voi due! Non si caghi addosso, questo signora. Questo non va affatto bene. Vabbè, però Angela è proprio una caga sotto, posso dire. Confront the girl. Affronta la ragazzina. Andiamo. No, dove vai? Dove vai? Vieni qua, vieni qua. No, ma come? Ma non dobbiamo affrontarla. Ma affrontiamo la ragazzina. Sì, affrontiamo, andiamo, però. Forza, andiamo. Senza la fila, tra l'altro. Ci siamo portati dietro anche la torcia. C'è nessuno? Cucù. Siamo rimasti chiusi. E là? C'è nessuno? C'è nessuno? Angela. Ehi, ma che cosa? John! Attenzione, siamo tornati. Ci nel sei? Passato. Cosa cercate da me? Hai capito? Cosa diavolo ci hai fatto? Questa è lei incappucciata. Diavolo? Sì. Calmati. Respira. I forestieri non sono graditi qui. Aspetta, dove vai? Indietro! Ma non la toccare. Facciamo così. Lasciami in pace, capito? Vattene! Mantengo il personaggio. Voi non mi incanterete. Signore, ti prego, liberami dalle visioni. Tu chi sei? Non può essere reale. Guardate altrove. Non siete mio marito. Beh, ma anche se fosse tuo marito, ma non che è cazzo che... non la vuole essere tuo marito? Io boh. Non ci tengo proprio. No, ma poi anche se dobbiamo lo fosse, non città. È che le deve parlare male. Ormai non ci manca molto. E lì potremmo trovare qualche aiuto. Voi state bene? Non direi affatto che sto bene.
Sono nel panico e sconvolta. Ho appena visto una mia sosia nella nebbia. Perché due di te sono troppo, effettivamente. La donna è sboccata dal nulla vestita come la comparsa di un film. Ha farfugliato qualcosa parlando in modo strano. E quello che è peggio è che era la mia coppia sputata. Come può essere possibile? Stai avendo una reazione esagerata, Angela. Ma non mi sembra. La nebbia sembra non voglia che prendiamo strade. A me sembra che sia quella per la città. Adesso è la nebbia che decide dove andiamo. Vaffanculo. Io provo di qua. Cioè? Dividiamoci. Mai dividersi. Cautela. Ehi, non li guardate i film dell'orrore. Mai dividersi. Dai, io lo so per esperienza anche Len. Non bisogna mai dividersi. Forse dividersi non è una buona idea, Taylor. Io non intendo andare laggiù. Vabbè, ma Taylor non può andare da sola. Ma infatti, andasse un po' per conto suo, è rotto. I'm with Andrew. Ha ragione lui. La città è vicina. Andiamo tutti insieme, dai. Nonna, non intrometterti. Ok, ma, un attimo. Ma nonna, ma non gli dici niente, io A quale sia l'opzione migliore? Qualcuno deve andare con lei. Sicuro? Non mi servi aiuto, ma come vuoi. È pericoloso lasciarti andare in giro sola. In due gruppi sarà più facile trovare un modo. Infatti. Ed è questo quello che conta, giusto? Forse hai ragione. Se la nebbia dovesse diradarsi e voi trovaste aiuto, mandate qualcuno in città. Ma quindi se separano lo stesso, a prescindere da uno da quello che sceglie, io A me basta che non dividono noi, perché sennò. No, io nell'altra run mi ero divisa. Stavolta volevo fare una cosa diversa, invece no, si può fare. E quindi che male a fare la scelta? Scusa. Allora tu sei Daniel, vedi, ci separano. E quindi io sono Andrew. E io sto con questa cretina. Prepotenza. Tu credi alla storia di Angela? Io non credo alla storia di Angela. Non so che cosa abbia visto John e non mi interessa minimamente scoprirlo. Andiamo, Angela, muoviti. Adesso non ti guido io, quindi fai andare le gambine, su. Comunque siete due coglioni, posso... Porca miseria, che cos'è? Ma la ragazzina ha attraversato qua. Abbiamo perso John. Benissimo, John, benissimo. Fuori uno. Niente, tranquillo. Dobbiamo perdere tutti, quindi. Perché avranno chiuso la scuola? Perché secondo te, cogliona? No, lascia perdere. Anche se riuscissi a scavalcare non ti seguirei. Mi è partita Angela. Mai Angela è andata? È morta? No, nel senso che si è fatta malissimo, però passa. Vabbè, no, non è morta. Forse ho commesso un errore. Hai commesso un errore, sì, mortacci stracci tua. È stata una pessima idea. Era meglio stare insieme. Infatti. Abbiamo sbagliato. Non avete fatto una bella figura, comunque. Secondo me avete esagerato a reagire così. Oh, ma che mi siete addormiti? Ci sarà un modo. Allora potrebbe essere quella la spiegazione, no? Insomma. Aspetta un attimo, cogliona. Qua che cos'è? Che cos'è? Certo che è ancora in vendita. Chi investirebbe in una città fantasma? Ok, sempre... cioè, segni che le streghe, effettivamente... C'è la ragazzina... Qualcosa qui è successo, però. Resta in gruppo, segui la bambina. Ma vaffallovo. vabbè. Devo dire? Vabbè, non parlateli alle spalle, però. Scusa un attimo, Angela? Ma se noi andiamo di qua, no? Ecco quel rumore. Sì. Questo posto mi spaventa a morte. Ma se noi andiamo di qua, aspetta un attimo, cretina. Ecco, io farei questo. Ma che è sto coso? Ma vuoi dire qualcosa? Niente, dici? Boh. Vabbè, sei un po' un cafone. Infatti, sei un cafone. Il Wendigo. Attenzione, c'è il Wendigo. Aspetta. C'è un disegno? Secondo me tu sei un cretino e sei fastidioso e siete tutti fastidiosi perché questi personaggi sono terribili. È d'accordo anche Dexter.
anche Khaleesi. No, ma perché Angelo ha detto non mi piace questo suono, ma è Dexter che abbaia, Angelo, non ti preoccupare. Ma infatti, cioè, voglio dire, dovresti anche essere contenta, onorata, esatto. Onorata. Ma io non so dov'è Angela, parla ma non la vedo, quello è il bello. Dove? Ah, eccola qua. Laggiù! Siamo entrati in una catapecchia, o in una stalla, non lo so. Io eviterei, ragazzi. Siete cretini. Ma questo scappa. Va John, ma sei un cretino. Dentro. Vieni fuori. Esci immediatamente da lì. Scappato. Ma scappate tutti, siete dei deficienti. È la stessa. Ho sbagliato il quick time event, se ve lo siete chiesto. Non ne ho idea. Se fossi in te non lo farei. No, 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 sbaglia, sbaglia. Ecco, fatti male. Che diavolo succede? Assolutamente niente, si fanno male da soli. Ditemi che non è vero. Ecco, siamo nel 1800. Dovete trovarmi. Di chi stai parlando? Andatevene, o lui mi troverà. Beh, insomma, sono cagassotto. Io sono nel passato. Vieni fuori, Mary. So che sto vedendo una scena. Vi prego, vi prego, lasciatemi. Potrai andare quando sarò certo che non svelerai il nostro segreto. Sono stanco dei tuoi giochi infantili. E che cos'era? Devi portarmi rispetto e non proferire alcuna parola. È un gattino. È no! Un gattino. Lasciala andare subito! Tutti contro John siamo. Secondo me John alla fine di questa scena. Che sortilegio è questo? Testate. Il gelo pervade il mio corpo. Non ho fatto nulla. I malefici sono opera di Amy. È lei in combutta con il demonio. Siamo nella stazione di polizia di Little Hope. Io l'ho vista nel bosco insieme ai suoi famigli. Sono innocente. Giungerò alla verità a qualunque costo. Tu adesso vieni con me. Ok. Vi ringrazio di cuore. Basta, fa silenzio. Si può sapere che cosa diavolo era? Le due bambine devono essere collegate. Non può trattarsi di un caso. Io non capisco. È meglio non restare qui. Andiamo via. Volentieri. Piccolo, però. Ok, abbiamo avuto un altro déjà vu. Ah, ok. Al passato. Con la babbuina. Bimba minchia. Allora la rompo io. E infatti. Ok, non qui ti c'è qualcosa. Andrew, perché io sbaglio di sicuro. Un'altra cartolina, attenzione. Ma state parlando veramente per un'ora di una pietra per aprire la finestra? Ho visto Angela brutta. Morire. Proprio, brutta proprio. Per fortuna sei qui. Ti fa piacere? Beh, non si direbbe. Una premonizione, brutta proprio, te lo dico. Per Angela, speriamo. Mm-hmm. Sa che io mi ero alla morte di tutti. Sì, no, questi sì, hanno sì. Discusso per mezz'ora su chi doveva aprire la finestra con una sassata. È veramente insopportabile. Perché vai avanti tu, John, se ti caghi addosso? Potrebbero me lo aiutarci. Spieghi? Da quella parte. Ti aiuto. Dai, da quella parte dove? Boh, io non vedo niente. Ma che stanno a fare questi? Io sono in una bella stazione di polizia. Ma io sto aiutando questa cretina a saltare non so dove. Non ho visto niente. Non si vede niente. Oh, io non vedo niente. Ok. Non credo che ci porterà fuori dalla città. E vabbè, non è che ci sia tanto niente di positivo. Strade. Andrà da qualche parte. Sì, non vabbè, so ma cosa dove pensare. Lo trovo il telefono, c'è a malapena un sentiero. È arrivato anche l'altro. Un'ora e mezza ci hai messo per entrare dalla finestra. Doveva essere un supermercato. Ah, sì. La protesta è non ha avuto un segreto. Successo. Sì. Ho trovato un segreto. Sto entrando in un edificio con questi due bambacioni. Va bene, se avete finito di parlare, possiamo anche guardare un po' in giro, cretini. E ora? Dammi una spinta. Sì. Voglio arrivare alle scale. Ma di già. Dammi una spinta, voglio arrivare alle scale. Vabbè. E vabbè.
Ma sembra il telefono quello dei bambini. Mi hanno trovato un telefono arancione. Mancavano Sei sicuro? Le rotelle. Vorresti Ma entrare? Smetti la deficiente. Hai un'idea migliore che mi tieni nascosta? Invece i tuoi piani geniali hanno funzionato, vero? Ma vaffallovo. Rispondo solo a tono alle tue stronzate. Beh, è molto maturo, Daniel. Io le dico, torno John subito. Non sta bene, Promesso. Secondo me dovremmo eliminarlo. Ah, dobbiamo trovare il cavo per il telefono. Mi serve Ma il telefono. Sì, adesso. Per cosa? Per chiamare Morca la mamma. Brod, è suonato è il tutto telefono, buio, cretino, mi serve luce. Vorresti lasciarmi qui da sola? Pronto? Senza il telefono. Ma io dico boh. Non ti preoccupare, avrò cura risponde, del tuo prezioso dice. Telefono. Lo riavrai intatto. Va bene, prendilo. Ma se dovessi romperlo, sei morto. Ma vaffallo, ha messo telefono, cretina. Mi serve la luce. Dai, tira su. Forza. E? Vai. Insinuati. Sono dentro. Com'è? Sicuro? Sicurissimo. Accendi sta luce. Bravo, Ciccio. Bravo. C'ho una cosa da leggere. Questa. E come si legge? Non si legge? Perché non si legge? Boh. Vabbè, non si legge. Ok, buttete. Ehi là? C'è nessuno? Ah, questa è la donna di prima. Forza, svegliati! Questi jumpscare sono veramente poveri. Ci sono dei manichini. Uno. No. Due. Tre. Siamo andati indietro di brutto. Quattro. Ah, Mary. C'ho un QTE. C'era qualcuno. Boh. Forse l'ho missato. Ehi. Che c'è? E che segreto è? Povera bambina, comunque. Non ci posso. Stiamo assistendo a un processo. Come sei arrivata qui? Ho trovato un passaggio sul lato. Fantastico, mi sono arrampicato per niente. Il buco nella recinzione è troppo piccolo. Ti saresti bloccato. Di che cosa è accusato? Com'è lì? Ah, te capì. Stay quiet. Questo posto mette i brividi. È pieno zeppo di vecchio cerpame. Vai all'ingresso. Io ti aspetto Infatti. Lì. Certo. Dai. Un attimo. Arrivo subito. Un attimo. Ehi, ho capito. Sto arrivando. Stracci tu quanto sei cretina. E assomiglia a te, John, lo vedi? Angela, ma che cosa? No, sono un'altra volta nel passato. Anch'io. La porta sul retro è chiusa. Qualcosa ti turba? Dimmi, qual è il problema? Giungeranno io presto approccio qui. Cerca di calmarti, cara. A chi ti riferisci? Girano voci su di me. Accuse molto gravi. Di quali genere di accuse parli? Della mia complicità col diavolo che pratichi la stregoneria. Chi sosterrebbe tali assurdità? Non è riesco andata a capire. La bambina. C'ha le convulsioni. Non mi so dare una ragione. Sei al corrente delle accuse a mia moglie? Mi prego, non la porta. Non permettere loro che mi portino via. So
Sono venuto ad arrestare tua moglie. Ho qui un regolare mandato. Mia moglie è una donna innocente. Qualcuno l'ha sentita parlare a una favella oscura. Chi muove accuse a mia moglie? Lasciatela in pace. A condannarla è soltanto la parola di una bambina. Io sono una gatta. Mi hanno sentito. Consegnati spontaneamente anch'io. Allo sceriffo. Fallo per il tuo bene. Verrò anch'io con lei. Non intendo lasciarla sola. Questo comportamento non gioverebbe a tua moglie. Abbi fede nella giustizia. Non aver timore. Vedrò di risolvere questo impiccio. Sta parlando di noi, Ok, abbiamo avuto un lapsus freudiano. È morta la bambina? Non lo so, sta succedendo di tutto qua. Ah no, è viva, è viva. Sembri agitato, cos'hai? Ma mi sa che hai la bambina avuto un'altra visione. Mi sa che la bambina l'ha fatta apposta. Ti sembrerà incredibile, ma ho visto due identici al professore. Ma ragazzi, però è un po' strano ammetterete andare a finire nel passato e vedere le cose del passato, no? Io penso che per me loro due loro erano sposate. E la ragazza che ho visto nei l'altro John e l'altra Angela stavano insieme. Che razza di manicomio siamo finiti? È sbagliato. Invece di uscire da questo posto dimenticato da Dio, siamo finiti di nuovo in centro. Raggiungi l'altro gruppo. Li dobbiamo raggiungere, ma da che parte? Siamo qua? Alla stazione di polizia. Penso da qua. Vediamo. Esatto, quella la ragazzina era una bugiarda. No, mi manda indietro qua. Sono concordo. No. Ah sì, mi manda indietro. Ma c'è qualcosa, vediamo. Lo penso anch'io, sì. Ehi, che cos'è? La stazione questo di polizia. Deve essere l'unico commissariato. E ci siete voi. Se il prof è venuto in città, può essere lì dentro. Se ci aggreghiamo agli altri, entreremo in città. Non abbiamo ancora visto bene? Il tuo doppio, Andrew, sì, ma ci lo sarà. So, grazie. Preferisco anch'io stare Daniel uniti. E Taylor, esatto. Forse è l'unico modo per andarsene. Coraggio, manca solo Andrew. Andiamo. Interessante, non è vero, però è tutto, è giusto per dirlo. Siamo per arrivare, stiamo entrando. Okay. Siete lì! Ci senti? Ecco. Sì, sì. La pazza adesso, sta... Adesso vi apriamo. Ah, deve andare a aprire John, ovviamente, perché è sempre lui che rompe le palle. Dai, John, muoviti. Ehi, hey, Taylor! Siamo qui! E apri, non riusciamo ad aprire le porte! Neanche nemmeno noi! Sarà chiuso a chiave! E come siete entrati voi, scusa? Proviamo a forzare dalla finestra aprendo con un sasso. Due... Uno. Dai. No. Proviamoci di nuovo. Usate tutta la forza che avete. Ok. Dai. È Taylor che sbaglia dall'altra parte. Sei soltanto d'intralcio. Ma cosa? Ti faccio vedere io. Scalzati. Oh, t'hai visto. Finalmente. La coordinazione non è esattamente il nostro forte, vero? No, John, che palle avete che sei. Hai trovato qualcosa? No, proprio niente di utile. Soltanto robaccia. Sei ancora convinta che dobbiamo restare divisi? Diciamo che adesso sono non cominciare. Disposta a valutare altre opzioni. Sono contenta che vi divertiate. Personalmente penso che siamo nella merda. Sta decidendo la rappada. Vacci piano. Siamo tutti sulla stessa barca quindi chi sai ti dice zitta. Che stiamo vivendo tutti allo stesso modo? Per alcuni potrebbe essere più stressante che per altri. Ma vattene a fallo.
Ma chi ti prende? Infatti. Abbiamo visto la sosia di Angela arrestata e condannata per stregoneria. Ok, quindi che si fa? Così è normale, secondo abbiamo voi. Abbiamo girato diversi posti senza trovare nulla. Soltanto postacci che ci costeranno anni di terapia. Non facciamoci prendere dal panico. Il posto migliore per cercare aiuto è in città. Davvero? Non farci prendere dal panico? Dopo tutto quello che abbiamo visto in periferia, vorresti davvero fare una passeggiatina nella città degli orrori? Magari mi sbaglio, ma forse dovremmo prima capire che cazzo sta succedendo qui. Che razzo. Dobbiamo scoprire cosa rischia quella donna. Sì, ma non è molto facile. E che cosa intendono farle? Ci tieni a saperlo. È una buona idea. Io no. Ma come possiamo fare per scoprirlo? Dobbiamo avere altre visioni. Da quella parte siamo già stati. Forse la risposta si trova nell'unica direzione che ci manca. Cioè, Witch Trial? Ma al diavolo. Dal diavolo. No, non Trial, Trail sarebbe, però era Trial, era più bello. Quindi, al sito dell'esecuzione? Dove dobbiamo andare? Non ho mica capito. Forse qualcosa mi lega. Non si muovere però, Se morisse, fermati. Che sarebbe di me? Non ho una risposta, ma chi se ne frega. Non so cosa dirti. Nessuno lo sa. La paura non mi impedirà di aiutarla con tutte le mie forze. Dire. Non ripeterò questo errore. Ma fa come ti pare. Dove siete voi? Non ti muovere, A me? Con me ce l'hai? Sì, con te. Ah, ok. Stanno facendo tutto da soli, io non mi sto muovendo. Adesso sì, pure io sto ancora in cat, però penso che tra pochissimo, ecco, stanno in strada. Ok, esatto. Il gioco ha salvato, credo. Esatto, credo sì, perché è iniziata una nuova... Tu sei John e io sono Andrew. Ok, perfetto. Fermi tutti. Fermi tutti. E è andata avanti Angela. Angela è una cogliona. Vattene a fallo. Vuoi morire da sola? Mori da sola. Vattene. Vai avanti, vai. Noi guardiamo. Oh, come sta lì? Te fermi, Paura, E niente, noi per questo episodio direi che ci possiamo fermare qui. Yes. Ben, dici? Sì. Poi mi farai un riassuntino di quello che è successo a te, perché quello che è successo a me è curioso. Ma a me non mi è successo niente. Carino. Siamo arrivati in quell'edificio, cioè è entrato il bambacione, ha visto i sorci, Daniel. Poi ci ha avuto la visione sempre del passato, ha visto Angela del passato, che veniva arrestata per... Quindi tu hai visto la cosa prima del mio, perché io ho visto il processo di Angela. No, io invece ho visto l'arresto di Angela. L'arresto di Angela. Per stregoneria e basta. Poi siamo usciti da là e siamo venuti da voi, praticamente. Ho capito. Quindi in pratica stiamo parlando di quello, di streghe, della sì, caccia alle streghe. La caccia alle streghe, ogni tanto si va indietro nel passato... E si vede la storia di questa ragazzina, questa bimbetta, i genitori erano il professore e Angela, praticamente. Esatto. Quello che ho visto io era il processo e praticamente è venuto fuori che sta ragazzina ha finto di avere una sorta di attacco epilettico e poi ha incolpato, mi pare di capire, Angela appunto di stregoneria, quindi ha raccontato cose che secondo me non sono vere perché poi ha guardato il fratello così con una faccia come per dire le abbiamo fregati, quindi a me sta ragazzina non piace tanto, non devo piace, dire. No, infatti Andrew non è dell'idea di salvarla o di stare dalla sua parte. Vedremo. Allora, io col bambacione potevo intervenire nella visione che ho avuto, quindi quando Angela è stata arrestata, per mettermi in mezzo, però stavolta non l'ho fatto. Siccome l'altra volta l'ho fatto, stavolta non l'ho fatto, mi sono fatta gli affari miei, quindi non sono intervenuta, nessuno si è accorto di niente, nessuno ha parlato con lui, però lui ha visto e ha raccontato a quell'altra bambaciona che ha visto appunto che Angela del passato veniva arrestata, capito? Ah, ok. Ecco. E niente, poi siamo venuti da voi e tutto è finito là, niente di che. Quindi mo sarà curioso andare avanti. Io sto cercando di fare scelte diverse da quelle che ho fatto nella mia prima run,
proprio per non fare le stesse cose e vedere cosa capire succede. Capire la storia, perché non l'ho mai, sì, tu, non l'ho mai, sì, vista. Sì, tu, giustamente, tu non ci hai mai giocato, quindi... Io la storia me la so completamente dimenticata, però mi ricordo che è una noia mortale proprio. Comunque sì, questi flashback nel passato poi ti... cioè ci diranno poi alla fine... Il succo ce lo dicono, capito? Ce lo raccontano. Esatto, okay. Esatto. Okay. Quindi siamo arrivati a che Angela del passato è stata accusata di stregoneria, sì, praticamente. Sì, processata. Okay. Sì, esatto. Quindi, niente, un saluto a tutti da me, da Len e da sti 5 bambacioni che ancora sono vivi, purtroppo. E ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao.